Opera Estate c'è e per la 40ª edizione presenta un ricco cartellone di appuntamenti. Marco Paolini e Mario Brunello, Anagor, Mario Perrotta, Andrea Pennacchi, Giuliana Musso, Lella Costa, Peppe e Tony Servillo. Per la danza, un gran gala classico e molti talenti italiani. La musica spazia dal classico al jazz, con Uto Ughi e i solisti veneti. La lirica d'agosto, Paolo Fresu e diversi altri concerti. Progetti originali ambientati nel paesaggio, mini feste per i piccoli e i migliori film dell'anno. Cari telespettatori, un saluto da Bassano del Grappa, conosciuta anche come la città che coniuga felicemente arte, natura, storia e cultura. Assieme andremo a vivere da vicino il Gran Gala Classico e quindi do il benvenuto ufficialmente a questa nuova puntata di Mosaico. Elegante e raffinata nel suo centro storico, caratterizzata da una grande vitalità tra mostre, forte senso della comunità e un festival rinomato come Opera Estate, Bassano del Grappa è pronta ad ospitare la 40ª edizione del Festival Veneto d'Eccellenza, che in tutti questi anni di attività ha assunto un ruolo di rilevanza nazionale. Al Teatro al Castello Tito Gobi, conosciuto anche come uno degli edifici di maggior pregio, martedì 28 luglio 2020 è andato in scena il Gran Gala Classico. Qui con me abbiamo Roberto Casarotto, responsabile del progetto Danza. Roberto, lei dopo un percorso di danzatore si è dedicato alla promozione della cultura della danza attraverso eventi e spettacoli internazionali. Sì, mi occupo di danza, credo che la danza sia l'arte che più di ogni altra ci avvicina all'umanità, ma soprattutto ci permette di connetterci al nostro corpo. È un'arte che spesso è narrata dalla gente di teatro e invito sempre le persone a connettersi alla danza senza pensare che ci sia un modo giusto o sbagliato di interpretarla, ma lasciandosi trasportare dalle proprie emozioni. La sua è una figura artistica tra le più interessanti sull'attuale scena nazionale e internazionale. Quali sono i suoi prossimi progetti? I progetti di cui mi occuperò, ma che attraversano chiaramente la programmazione di Opera Estate Festival e del Centro per la Scena Contemporanea, sono condivisi con i miei colleghi dello staff, ma soprattutto con la comunità di cittadini di Bassano e più in generale della provincia di Vicenza e del Veneto e dell'Italia. Si tratta di progetti legati a delle programmazioni europee finanziati dall'Unione Europea e attiveremo nei prossimi mesi un programma per il pubblico più giovane con un progetto europeo che si chiama Shape It, che ci collega a Praga, a Helsinki e a Londra, e investigheremo nuove modalità per coinvolgere i giovani con la danza contemporanea, non immaginando di creare o di produrre spettacoli pensati per i bambini, quanto avvicinare i più giovani a spettacoli che possono parlare sia al pubblico di bambini, adolescenti che ai grandi. A Bassano del Grappa, in prima nazionale, un galà di danza classica diverso dal solito, il cui titolo, Di quell'amor che è palpito, è stato scelto da Massimiliano Volpini, coreografo e curatore della serata. Da che cosa nasce il titolo Di quell'amor che è palpito e che cosa ha deciso di proporre? Nasce dal fatto che abbiamo deciso di dare un tema a questa serata, perché normalmente i galà sono un insieme di virtuosismi, una carrellata di pezzi slegati. Noi abbiamo voluto trovare un filo conduttore, che ovviamente è il tema dell'amore, con le sue mille sfaccettature, per cui ci sono tante piccole storie diverse. Abbiamo voluto mettere soprattutto la danza capace di raccontare. Di quell'amor che palpito è una citazione da Traviata, che è ovviamente opera lirica, non c'entra col balletto, però è quella capacità del teatro di raccontare e di andare a fondo di una storia, di un personaggio. Quindi questa piccola citazione per raccontare appunto l'amore attraverso la danza. Credo che la grande novità del festival sia il fatto che abbiamo fatto un gala classico. Non è proprio, poi spaziamo anche un po' nel contemporaneo, negli artisti del Novecento, degli anni 2000. Però è fondamentalmente classico, con ballerini super classici, perché alcuni vengono dalla Scala, altri dall'Opera di Parigi. Prima dello spettacolo, Roberto Casarotto e Massimiliano Volpini sono stati impegnati ad incontrare alcuni degli spettatori per dare una chiave di lettura di quella che poi sarà la serata. Patrimonio e futuro, queste le parole guida della 40ª edizione.
edizione che capitalizza e fa sintesi della sua storia, della sua identità e allo stesso tempo rilancia sul futuro. Durante la serata, numerosi e importanti sono stati gli interpreti a rubare la scena sul palco. Al mio fianco abbiamo Alessio Carbone. Alessio, tu sei il primo ballerino dell'Opéra di Parigi, quindi la tua vita si divide tra Francia e Italia. Com'è ritornare qui a Bassano del Grappa? Allora, io sono cresciuto a Venezia, madre veneziana, che era prima ballerina al Teatro La Fenice, e quindi tornare in Veneto addirittura è veramente tornare a casa. Questa sera farai un passo a due, quali sono i temi? Andiamo a spiegarlo un po'. Sì, allora questa sera faccio un passo a due di Benjamin Millepied sulla musica di Philip Glass con Letizia Galloni, una bellissima solista dell'Opera di Parigi, di origine italiana anche lei. E dunque il tema è una storia d'amore. Allora, lui ha lasciato la libera interpretazione al pubblico. È una storia di una coppia che con alti e bassi, si può dire. Qui con me abbiamo Luciana Savignano. Luciana, lei è un'artista di fama mondiale, è la prima volta che lavora con Massimiliano Volpini, che emozione è stata? Ma è stata comunque un'esperienza. Poi abbiamo scelto delle musiche bellissime e quindi è stato bello, perché lavorare con persone nuove per me è sempre un qualche cosa che mi dà stimolo, mi dà voglia di continuare. Parlando proprio dello spettacolo di questa sera, lei quando è sul palco che cosa cerca di trasmettere al pubblico che la guarda, che la segue? Ma io intanto essere su un palcoscenico ti dà comunque emozione, quindi la mia emozione se arriva al pubblico è un risultato stupendo e credo che questo sia il massimo per un artista. Una vita con la danza, se dovesse descrivere la danza in tre parole, quali parole utilizzerebbe? Amore, sacrificio e magia. Tra le numerose performance spicca il futuristico passo a due di Philip Kratz e Ivana Mastroviti. Allora, si intitolò, l'abbiamo sviluppato nel corso di 4-5 mesi. Tutto è nato da un fatto di cronaca, in realtà. Nel luglio del 2017 si è tenuta una conferenza stampa tra due robot a Hong Kong e quindi per la prima volta era come se avessimo raggiunto un pezzo di eternità, proprio come umanità, o è nato come una specie di celebrazione di questo avvenimento storico tra o due robot o due umanoidi. Ivana, che cosa ti regala il palco? Qual è l'emozione che provi quando sei lì davanti, quindi sopra e danzi? È una vibrazione che secondo me è unica, è un mettersi a disposizione sia degli altri che di se stessa per me. E tornare in scena dopo tanti mesi è bellissimo e in più con il passadue di Philip ancora di più, perché è un qualcosa di prezioso che abbiamo creato insieme e che è unico per me. Siamo in compagnia di Nicoletta Manni, prima danzatrice del Teatro alla Scala. Nicoletta, tu sei molto giovane, come e quando è nata la tua passione per la danza? Sono figlia d'arte, mia mamma è un'insegnante di danza, quindi per me è nato in modo molto naturale, ho iniziato da piccolissima, finché poi ho capito che era quello che volevo fare nella mia vita, quindi le ho chiesto di fare l'audizione per la scuola di ballo del Teatro alla Scala. Sono contenta di poter presentare al pubblico due pezzi capolavori completamente diversi. Il primo è un passo a due tratto dal Corsaro, quindi repertorio classico puro e danza lineare, perfezione, ma anche amore, perché è un passo a due d'amore, quindi la storia è importante tra i due protagonisti. E il secondo passo a due invece è un passo a due contemporaneo del maestro Mauro Bigonzetti, a cui sia io che il mio partner siamo molto molto legati, affezionati, e siamo veramente felici di poterlo presentare stasera.
Grande protagonista del festival degli anni passati è stato Daniele Ninarello. Al mio fianco abbiamo Daniele Ninarello, coreografo. Daniele, non è la prima volta che tu visiti questa cittadina veneta, com'è il tuo rapporto con Bassano del Grappa? È un rapporto di grande amore intanto ed è una città dalla quale insomma, ho avuto sempre molto supporto negli anni, da quando ho cominciato a lavorare e collaborare con il festival, prima attraverso una produzione che è stata Kudoku e poi piano piano il rapporto si è veramente consolidato anche attraverso un desiderio di creare dialogo. E l'anno scorso per esempio è stato la volta della collaborazione per il gruppo Dancewell, con cui ho passato qualche mese di produzione e di ricerca insieme, poi si è debuttato qui al festival a B-Motion. E quest'anno invece debuttiamo appunto con il lavoro di Cristina, con Cristina Donà ad Opera Estate. Quindi è un rapporto quello con il festival e con Bassano, come dire, è un luogo in cui quando arrivo sento di ricevere molta energia e di avere sempre una grande spinta creativa. A collaborare con Daniele Ninarello e la cantautrice Cristina Donà anche il chitarrista, pianista e compositore Saverio Lanza. Io in questo caso mi ritrovo a fare il tessuto connettivo tra il mondo di Daniele, quindi danza, e invece i brani di Cristina, cantautrice, per far sì che queste due discipline non siano naturalmente una coreografia che accompagna dei brani, ma cercare di fondere le discipline, la musica, con il canto e con il movimento. È con queste dolci melodie che io vi ringrazio per la vostra attenzione. Vi ricordo che l'intera puntata sarà rivedibile nel sito di Tivo Vicenza, nella sezione Cultura, La Voce Mosaico. Una buona serata e buon proseguimento con i nostri programmi. Opera Estate c'è e per la 40ª edizione presenta un ricco cartellone di appuntamenti. Marco Paolini e Mario Brunello, Anagor, Mario Perrotta, Andrea Pennacchio, Giuliana Musso, Lella Costa, Peppe e Tony Servillo. Per la danza, un gran galà classico e molti talenti italiani. La musica spazia dal classico al jazz, con Uto Ughi e i solisti veneti. La lirica d'agosto, Paolo Fresu e diversi altri concerti. Progetti originali ambientati nel paesaggio, mini feste per i piccoli e i migliori film dell'anno.